localizzato le cariche esplosive di cui parlava il comandante Quarian. Mostramele sul radar. Fatto. Vi serviranno entrambe le cariche per togliere i detriti. E ciao raga, benvenuti a questo nuovo episodio dei Cavalieri Oscuri. Vabbè, tanto qua la Aya mi ha detto cose. Ok, va bene. Almeno, ok che mi dite le cose, ma almeno dimmele quando ho prima avviato la registrazione, ecco. Non prima. Ok, qua ce n'è uno. Cambio di arma. Tu sia a pompa. Oh, è vero, la luce. Dannata, luce di maledetta. Ok, usiamo delle cariche esplosive per avanzare lì, eh. Vai, vola. Ok, poi ci vuole il lanciagranate. Ci ho visto. Che bello vederli volare, eh? Ci serve un campione del nucleo per analizzare l'aumento delle radiazioni, ma l'equipaggiamento si spegne di continuo. Ricordo che su Terrum Shepard usa un laser minerario per eliminare delle rovine. Forse posso fare la stessa cosa con le cariche esplosive. Sempre se ci sono queste cariche esplosive. Ah, eccole qua. Ok, adesso posso aprirmi il là, insomma. Però magari qui c'è qualcos'altro che può essermi utile. La kit medico, sempre. Casse inutili. Apri. No. Cambia arma. Anzi no. Ok, com'è che è iniziato prima il resto? Aiuto! Flashback della Madonna! Non sei tutto bianco, sei visto! Comunque raga... Anzi no, niente, lasciate perdere. Ah, solo una andava bene o... Senza gli esplosivi. Dove esattamente? Ah, là, ok. Vediamo se ne basta uno. Non basta, ci servono altre cariche esplosive. Ecco, appunto non basta. Ventatore. Da quelli tutti di rosso sono sempre quelli più forti. Ora almeno. Ok, ho pesato esplosivo. Quante cariche esplosive devo prendere? Altre cariche esplosive. Ma l'ho presa almeno la carica esplosiva. Nemici a destra. Sì, l'ho presa. No. Stavo per morirci male.
Corri, Shepard, corri. Ok, l'ultimo esplosivo dovrebbe essere qui. Sono le granzetiche. Esplosivo. 2 su 2, ok. Ehi no, questa bella accoglienza. Che cavolo. Non potete morire e basta? Ci siamo! Muori. Il fuoco nemico è troppo intenso. Spostiamo gestire. Ok, rallentamento, così tanto vado a prendere le mettere la carica. Otto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto. Via, 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 via. Vabbè. Ok, siamo al sicuro per adesso. Poverino, guarda, ti finisco. Che bello, un ghetto alla griglia. Questi sono edifici quali? La colonia deve risalire a prima della rivolta dei ghetti. Perché i quali non sono fuggiti? Spero ne valga la pena, per il loro bene. I nostri antenati attraversavano queste strade e hanno scoperto. Il suo doveva essere ancora normale. Quanto spazio. Muri di pietra. Straordinario. Magari gli amici potessero vederlo. Vorrei che Shepard fosse qui. Perfetto. Essere fuggiti. Sapevamo che era una missione suicida. Maledizione. Ma tu cosa ci fai qui, Shepard? Siamo nello spazio ghetto. Ho una missione, ricordi? È pericolosa, ma tu non sembri tanto avversa alle missioni impossibili ultimamente. Discuteremo della missione non appena smetteranno tutti di sparare. Galrigger e i pochi soldati rimasti mi hanno fatto entrare nell'osservatorio. Nella tua posizione devi passare la porta e attraversare il campo. Ho i dati che mi servivano e per ora sono al sicuro, ma fuori ci sono moltissimi ghet. Cosa stai studiando di preciso? Riguarda il sole di questo mondo, invecchia troppo rapidamente. Ti dirò di più quando ci saranno meno ghet che ci sparano addosso. E se chiamassi la Normandy? Non credo servirebbe. Questi edifici sono molto antichi, l'artiglieria pesante ci farebbe crollare tutto addosso. Ah, bene. C'è ancora qualcuno al tuo fianco oppure sei da sola? Rigger ha ordinato a una squadra di coprire la mia fuga verso l'osservatorio. Alcuni di loro sono ancora vivi. Li sento sparare contro i Ghet all'esterno. Pare che qualcuno abbia sigillato la porta per respingere i Ghet. Il terminale è danneggiato. Puoi aprirla dalla tua parte? Controllo. Sì, posso. Fatto, ora dovrebbe essere aperta. Stai attento, Shepard, e fai il possibile per salvare Rigger. Beh, ok. Ok. Niente, l'AIA non mi dice nient'altro. Lo prenderò. Cose utili. Perfetto. Vabbè. Ok, raga, questo episodio di Mass Effect finisce qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!